La chirurgia estetica non serve a essere belli, serve a star bene con se stessi, quindi è un'esigenza soprattutto psicologica. Serve a chi ne sente l'esigenza. Se uno vive bene, sta bene così com'è, anche se magari non è particolarmente privo di difetti, ma beato lui. Non sente poi la necessità, certo. Quando poi il difetto diventa... Non è che dobbiamo parare la gente per forza. È come forza, lo dicevi per il naso, mi ricordo, che se uno ha il difetto di un naso importante, vede solo quello poi, non riesce a vedere altro. Se ha il complesso. Se non ha il complesso, vive felice col suo naso e tutto. Quindi il problema è sempre... di partenza, è sempre un problema psicologico. Ti dà fastidio quel difetto, ok, lo leviamo. Non ti dà fastidio, chientelo. Se sei contento così, siamo contenti tutti. Si direbbe che le star non dobbiamo... abbiano una vita in cui dovrebbero essere sempre contente, eppure anche loro ricorrono. Ma le star hanno delle esigenze di lavoro. Non so, l'attore che invecchia continuerà a lavorare, quello bravo, ma non fa più il protagonista. Gli allunghi un po' l'età, diciamo l'età di mezzo, e si fa quel film in più da protagonista che fa quei 20 milioni di dollari in più, cioè è buttali via. Per esempio Drew Barrymore, chissà se è ricorsa al chirurgo estetico. Paolo? Ma chi lo sa, adesso bisognerebbe vedere la cronologia delle foto, ma lei ha avuto periodi in cui è stata piuttosto grassa e tutto. Se effettivamente la foto di destra è successiva, è difficile che un seno di quell'importanza si sia ridotto senza danni e senza problemi. A me sembrano molto diversi in volume il seno a sinistra e a destra. Cioè è difficile che un seno così grosso possa ridursi spontaneamente in quel modo. Promossa o bocciata? Difficile da dire. Secondo i miei gusti il seno dopo è un po' troppo piccolo, forse quello prima era un po' troppo grosso, una bella via di mezzo, facciamo rimandata, dai. Rimandata, non ce l'abbiamo, chissà, facciamo fare appositamente.